oltre 6 milioni di visitatori l'anno e 7 chilometri di percorso attraverso gallerie, sale e giardini interni. Sono solo alcune delle cifre che sintetizzano la vastità del microcosmo Musei Vaticani. Un patrimonio immenso, visibile e non visibile, con i suoi numerosi depositi, la cui tutela è affidata all'ufficio del conservatore, guidato da Vittoria Cimino, che proprio recentemente ha pubblicato un volume intitolato «Come si conserva un grande museo? L'esperienza dei Musei Vaticani». Il libro, risultato di 8 anni di lavoro sulla macchina musei, ne analizza la fisiologia, ne registra il respiro attraverso le mutazioni di ambiente, di clima, di temperatura e valuta e propone le migliori pratiche per la conservazione preventiva e la manutenzione programmata. Dal 2010 i Musei Vaticani hanno investito molto nella conservazione e nella prevenzione e questo ha significato anche occuparsi dei depositi. 2 volte all'anno assicuriamo un intervento di prevenzione, di pulizia, di controllo regolare di tutti questi depositi. Sono i più strani, i più eterogenei, perché i Musei Vaticani, si sa, sono degli ambienti che nascono per gemmazione, no? Si chiamano al plurale per questo, quindi non hanno un deposito, ma man mano che il tempo passava si creavano degli ambienti in cui si potevano ricoverare le opere che non erano esposte e quindi noi abbiamo i depositi più vari, ci sono quelli nuovi, tecnologici, dove ci sono delle UTA, delle unità di trattamento dell'aria che quindi ci consentono di avere dei parametri perfettamente controllati di temperatura e umidità relativa e li vedremo, li esploreremo. Ma ci sono anche i depositi antichi, quelli dove nel tempo sono stati conservati materiali di tipo archeologico, per esempio, e poi ci sono i depositi super climatizzati, quelli dove sono conservate le mummie e i sarcofagi egizi, insomma ne abbiamo veramente di tanti diversi. Il primo deposito che scopriamo è quello del Museo Gregoriano Etrusco, fondato da Papa Gregorio XVI nel 1837, che raccoglie prevalentemente oggetti che a partire dal 1828 furono rinvenuti negli scavi delle antiche città dell'Etruria meridionale, allora comprese nello Stato Pontificio. Con noi il curatore Maurizio Sannibale. Mi rendo conto che un deposito in qualche modo attrae la curiosità del normale visitatore, perché tutti si chiedono cosa ci sia dietro una porta. In effetti è un ambiente precluso al normale visitatore, ma aperto agli studiosi, oltre che agli addetti ai lavori interni ed esterni, che in qualche modo nel deposito debbono accedere e con il deposito dialogano, perché il deposito è una parte integrante del museo. Nel nostro caso è proprio il deposito e tutti gli ambienti di deposito del museo dialogano proprio con le sale espositive, c'è una sorta di osmosi e di scambio tra gli oggetti esposti, visibili a tutti, e quelli che per lungo tempo o a volte anche per periodi brevi raggiungono il deposito per vari motivi. I numerosi oggetti del deposito etrusco sono custoditi in vetrine in ghisa dei primi del Novecento in modo da garantirne la conservazione. Le peculiarità sono quelle di assicurare comunque ovviamente un riparo banale e oggettivo dal particolato, dalla banale polvere, di tenere per quanto possibile protetti gli oggetti e poi di assicurare comunque un clima compatibile.